diciamo, è più preciso, ecco, che per me non è una qualità, ecco. Invece è più pignolo, è più, ecco, è peggio di me. Oppure meglio, insomma, è opinabile, ecco, questa. Nei capelli è peggio, perché come Suaraccio dice, ma hanno fatto i capelli come Ornella Vanoni. No, scusate. Ma in peggio di me, ovviamente, è l'esatto contrario di quello che ha detto lui prima. E come avete accennato voi, i due poli si attraggono, quindi lui è peggio di me perché è comunque più distratto, è più ritardatario. Sì, no, c'ha una vita completamente diversa dalla mia, il modo di, come dire, di sentire le cose differenti, in maniera differente. Lui viene dal cinema, quindi ha dei tempi completamente differenti. La prima sera che noi abbiamo fatto le prove, compresa anche un pezzo di registrazione, l'ho detto a raga, io me ne vado via, e andandosene ha detto, io vorrei sapere come fa Pippo Baudo aver fatto tanti anni di televisione così. Quindi, insomma, per chi non è avvezzo ai tempi televisivi, diciamo, non è facile, quindi è peggio di me in questo senso, soprattutto. Poi, insomma, nella vita siamo più uguali di quello che potevamo pensare. Non sappiamo come andranno le cose, nel senso, adesso al di là degli scherzi, voi vedete una parte dello studio. Allora, quando ci siamo incontrati la prima volta a una cena, io ho voluto conoscerlo perché lo stimavo moltissimo come attore. Detto lo stimavo, no, non l'ho conosciuto. Quando, no, non è vero, lo stimo tuttora, insomma, e quindi ci siamo incontrati. Poi abbiamo fatto una diretta su Instagram, quella fu galeotta, perché lì ho appreso delle cose di Marco che non conoscevo, lui di me, e abbiamo capito di avere anche delle affinità di percorsi della vita, insomma. E quindi, insomma, con il tempo è venuta questa idea di fare una cosa insieme, e abbiamo tenuto la verità, vale a dire, Marco aveva voglia di fare una cosa musicale, televisiva, eccetera, e io lo stesso avevo voglia di fare qualcosa che andasse al di là di quello che avevo sempre fatto, cioè lo show, il varietà del sabato sera, non ce n'erano le possibilità, proprio perché, insomma, io, a me senza pubblico non potevo fare uno show del genere, e mi venne in mente di fare, diciamo così, un piccolo show dove si poteva fare degli incontri con gli ospiti, con degli amici, fare una chiacchierata, fare due battute, eccetera. L'idea era quella di fare una sorta di late show anticipato, perché le show vanno sempre in tarda serata, insomma, di farlo un pochino in prima serata, ecco. E questa era un po' l'idea di base. Lui aveva l'idea, io avevo l'idea, poi il format è questo. Rai 3, quindi Franco Di Mare, che ha accettato in maniera entusiasta di fare uno show sia con Marco sia con me, ci ha omesso un piccolo particolare, che andiamo in onda la stessa sera alla stessa ora con due studi, diciamo, diversi. Ecco, questa è un po' l'idea, e abbiamo deciso di fare una cosa che ci permettesse di essere vicini di studio, e abbiamo creato questa sorta di sit show. Noi l'abbiamo ribattezzato così, una sit show, vale a dire uno show dove c'è anche dentro un po' di sitcom, come appunto citava Franco Di Mare prima, riferendosi un po' a Una poltrona per due, a, insomma, le commedie di Neil Simon, insomma, due vicini di casa che devono convivere con due personalità diverse, con due show diverse, ma che poi si complementano. Ecco, questo è un po', con ospiti che entrano, escono, alle volte cercano lui, alle volte cercano me, passano dalla mia parte, escono dall'altra, insomma, diventa un porto di mare questo show. Magari si vedono prima da me, poi vanno da Giorgio, oppure Giorgio può dire vai a trovare Giallini, quello è il meccanismo, insomma. Alcuni entrano e escono, cioè vengono solo e non dicono una parola, specialmente i più famosi, ecco, abbiamo usato questa, no, insomma, ci sarà gente che però comunque passano in tutte e due gli appartamenti, diciamo così, no? Che magari dice devo andare di là, ti prego, ecco, come diceva lui, un sit in quel senso è una sit, no? È una commedia. Sì, alle volte accade che magari passa un ospite, io sono convinto che venga da me, in realtà mi chiede solo dov'è lo studio di Giallini. Passa e va a fare le cose con Giallini, non è detto poi che per forza debba tornare da me o al contrario. Quindi, insomma, diciamo, ci siamo, come dire, sì, sono tutti degli amici, fondamentalmente persone che noi conosciamo da tanto tempo, con i quali abbiamo lavorato, e questo è un pretesto per ritrovarli, insomma.
in alcuni casi per fare dei duetti improbabili, in altri casi per tirare fuori da questi amici delle cose che non hanno mai detto, o vedere al di là di quello che è il personaggio pubblico e capire anche l'uomo, la persona che sta dietro il personaggio. Siamo coinvolti con, anche perché con qualcuno di loro io ho già avuto esperienze, tipo con la Turci e con Francesco De Gregori, insomma, e Panariello ha una voce, insomma, che mi ricorda un po' tra Dean Martin e Dino Crocitti, che è la stessa persona. No, Dean Martin e Frank Sinatra. No, una voce splendida. No, è vero. Diciamo che la parte musicale, cantante, più la sua con amici, con i quali no, più suona, rock, perché chitarre, lui dice, batterie, suona la batteria, suona la chitarra, okay, suona qualsiasi cosa, e cucina, perché c'è anche uno spazio dedicato alla cucina. È vero, sono bravo. È un po' diverso, cioè cuochi che verranno a imparare da Giallini, perché Giallini cucina molto bene. Questa è la verità. Famoso cuoco, posso dirlo, mi disse, gli feci vedere una cosa che avevo cucinato, famosissimo, mi disse: Giallini, mia moglie dice che sono, sei più bravo, cioè io sono, come si dice, sei più bravo te come cuoco che io come attore, ecco. Hai capito? Che non so se era un complimento, fosse stato mi sembrava un po' una presa in giro, però la frase non è brutta. Nel senso che lui come attore era proprio una sega, di conseguenza temo che avesse pensato di me anche come qua, così. È un unico studio però diviso in due, siamo vicini di studio, lui ha questa ambientazione, io ne ho un'altra, la mia parte più late show, più intervista, diciamo, più approfondimenti, interviste, piccoli monologhi, da questa parte invece si fa la musica, si suona, vengono i cantanti, che poi chiacchiereranno con lui, eccetera, ecco, anche rumorosi in qualche occasione, quindi dalla mia parte io dovrò tentare di fare un'intervista, dall'altra parte faranno un casino bestiale, quindi ci saranno dei dialoghi anche fra me e Marco, ovviamente, ci saranno anche delle cose che abbiamo scritto con i nostri autori, fra me e Marco, insieme su una sorta di pianerottolo, perché c'è una sorta di zona franca in cui noi ogni tanto ci incontriamo. E io lo redarguisco perché cerco di insegnargli a fare la televisione, lui cerca di insegnarmi altre cose, insomma ci sono momenti anche ovviamente di scambio, però diciamo che l'idea è quella, ognuno fa da sé e Dio per tutti, questo è giusto Marco, ognuno ha le sue cose, il suo mondo. Non è assolutamente vero, però insomma la difficoltà grande che diceva lui, ecco, tipo, è guardare dentro la macchina, per me è stato, cioè in questo caso la telecamera, che è diventata più grande della macchina da presa. Una volta la macchina da presa, come sapete meglio di me, era il triplo. Allora, guardare dentro, no? Se fai, io posso dire ormai di aver fatto tanto cinema, che per i tre quarti l'abbiamo visto solo io e mia madre all'inizio, la povera mamma, però guardare, capito, sinistra macchina, destra macchina, il cinema, come se... E allora guardare dentro, dice, dove sta, con chi parlo? Insomma è stato un po' difficoltoso. E lo vedrete magari nella prima puntata, nella seconda ormai credo che sta proprio così. Ormai sei diventato un esperto. No, e insomma Giorgio è stato veramente molto molto prezioso, solo per quello, mi ha detto Angeli guarda dritto e chi sa... No, non è vero. E niente, interagiremo, ecco, come diceva lui, zona franca eccetera, e facciamo anche delle cose insomma molto volentieri insieme. Balleremo questo speriamo il più tardi possibile, ma non è detto. I monologhi cercheremo di stare il più lontano possibile da quello che ci accade intorno, perché insomma diciamo che la nostra missione, quella dei comici, quella degli attori, quella degli artisti, è quella di far staccare il cervello, quindi cercheremo di far dimenticare un po' la faccenda. È chiaro che l'unico riferimento alla situazione che abbiamo può essere questo, per esempio, che vedi, che è un insomma, liquido che igienizza le mani e che terrò sulla scrivania, visto che non possiamo offrire ai nostri ospiti niente da bere come si fa nelle show americani,
di Letterman Show, sì, eccetera. Noi possiamo igienizzare le... Ecco, l'unico riferimento... Offriamo alcol. È quello. Poi cercheremo... Però non da bere. Esatto, bravo. Cercheremo di staccare il più possibile. Ovviamente i nostri monologhi saranno sempre... I miei monologhi soprattutto, ma anche quelli di Marco... Sono dei piccoli monologhi, nel caso di Marco, di esperienze personali, anche nel mio, considerazioni personali. Per esempio abbiamo un monologo che riguarderà il futuro, cioè come ci aspettavamo il futuro e com'è invece la nostra realtà, e ci agganceremo a questo monologo per presentare degli ospiti alla bisogna, come si dice, esatto. Quindi nella prima puntata abbiamo un dialogo fra me e lui, un monologo su quello che sono state le nostre ambizioni, su cosa ci ha spinto a stare insieme. Noi in questo show vogliamo veramente raccontare la verità, quindi i temi importanti dei monologhi, dei nostri dialoghi, sono quello che siamo veramente, quello che pensiamo e quello che viviamo in questo momento, quello che siamo stati, il nostro passato. Verranno fuori anche delle vicende personali che tratteremo insieme, brillanti, divertenti, ma anche qualche volta, e nel caso, dolorose, perché sono è la vita. Bravo Marco. Per quanto riguarda gli ospiti, ovviamente ci sarà anche come abbiamo detto prima, sono degli amici essenzialmente, perché questo è un grande esperimento televisivo e soltanto agli amici possiamo chiedere di sperimentare con noi. Quindi andremo da Carlo Conti, Pieraccioni, così come nel suo caso Vinicio Marchioni sarà presente, Edoardo Leo, oppure che ne so, ma verranno anche altri ospiti, perché noi abbiamo che riguarderanno proprio Rai 3, perché noi abbiamo cercato di coinvolgere personaggi che gravitano nel mondo di Rai 3. Li abbiamo coinvolti tutti, ma anche le trasmissioni televisive abbiamo coinvolto, cioè a 360 gradi, però ovviamente gli amici più intimi verranno, nel caso anche di Marco, anche altri come Paola, come detto prima, la Turci, la Mantia, Filippo, Francesco, De Gregori, Venditti, Cascia Smutniak, Antonello Venditti, esatto, dire. Antonello Venditti, insomma, non proprio ospiti così, ma insomma, ecco. soprattutto amici, è vero. Questo programma, come mi auguro, avrà successo, magari possiamo ampliare anche altri ospiti, ma non sarà così. Diciamo, questo studio è pensato un po' su Marco Giallini, come poteva essere loft. Sì, esatto, come poteva essere la sua vita, vale a dire. Adesso voi ne vedete una parte, questo è un angolo, poi c'è un angolo cucina, c'è l'angolo della band, è casa mia. Esatto, è casa sua, e così ci siamo ispirati un po' al gusto di Marco, un po' post-industriale, come vedi, molto newyorkese. Dall'altra parte invece è il proprio vero e proprio late show con la scrivania. Io ovviamente cito Fabio Fazio in questo, una scrivania che ho sempre invidiato a Fabio Fazio, la poltrona della Landini, ho sempre invidiato la Landini, la scena intorno, diciamo così, le finestre dei late show americani, dove si vede lo skyline di New York o di Philadelphia o di Chicago, a seconda di dove vanno in onda. Io uguale, forse ci avrò Civitavecchia, non lo so, però comunque, ecco, io proprio ho voluto scimmiottare, ho voluto proprio, come dire, paragonarmi, avvicinarmi a quel genere di... Invece la parte di Marco è un po' più... Sì. Un po', io pure c'ho Bari, cos'è lì? No, non lo so, non vedo. Però, insomma, è un po' così anche no, casa mia è proprio questa, che è la metà di questa, dove abito io sopra, diciamo, c'è la batteria, c'è la chitarra, cioè hanno fatto un po' come diceva Giorgio, com'è la mia vita, ma in realtà non è perché sto sempre alla batteria o alla chitarra, mi piace così, sono molti dischi. Cioè, non è molto distante da quello che sono io. La cucina, perché mi piace molto cucinare. E ecco, abbiamo cercato. Certo, casa sua non credo che ci abbia la scrivania al centro della cosa, con Civitavecchia, esatto, fuori. Però, insomma, diciamo, lì abbiamo voluto, no? Abbiamo voluto appunto significare quello che io vorrei fare, no? L'ambizione di fare il late show all'americana, e dall'altra parte invece un Giallini molto più casalingo. Per quanto riguarda il salto mortale che ho fatto da Rai 1 a Rai 3, ovviamente è che io ho portato un progetto, mi è venuto in mente di fare questa cosa. Non potevamo farlo ovviamente come se sono abituato a farle io, perché questo si presuppone ci sia il pubblico nelle mie cose. Ho sempre voluto il pubblico, come pubblico vero, peraltro ho sempre sofferto lo studio, il pubblico pagato,
ho preferito sempre il pubblico gratis o pagante in alcuni casi, ma pubblico vero che viene là e ride se c'è da ridere e non ride se non c'è da ridere. Non potevamo fare prove sui miei monologhi e cose, quindi ho cercato appunto uno spazio un po' più piccolo, uno spazio fisico un po' più piccolo, un po' più intimo per fare il mio show, perché avevo proprio sentito la necessità di ritornare fra la gente, di tornare al pubblico. Ormai sono troppi mesi che ne sentivo la mancanza di comunicare con le persone al di là dei social, e quindi ho proposto questo programma. Franco Di Mare lo ha accettato subito e questo a noi ha accettato subito volentieri e questo a noi, quando sentiamo poi da parte della rete una spinta emotiva, un incoraggiamento, la fiducia, insomma, a noi queste cose servono molto. Cronologicamente la faccenda è stata così. Io e Marco ci siamo incontrati a questa famosa cena e abbiamo capito, io ti ripeto, ho voluto conoscerlo, insomma, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato così. Poi dopo io ho fatto una serie di dirette Instagram e ho invitato Marco a farla con me e ci siamo divertiti molto e ho scoperto il suo amore per la musica, insomma abbiamo approfondito indirettamente questa cosa. Poi ci siamo approfonditi ancora meglio perché abbiamo cercato di capirci l'un con l'altro eccetera, ma l'idea di fare una cosa insieme ancora non c'era, c'era nel cinema forse, ci siamo detti mi piacerebbe fare una cosa con te eccetera. Poi è successo che io avevo voglia di fare un programma televisivo, come ti ho detto prima, come ho detto prima, un pochino più piccolo rispetto a quello che ho sempre fatto, anche perché ero nell'impossibilità di fare questa cosa. Poi ho saputo che dalla stessa fonte, da un'autrice, da una collaboratrice mia, che anche Marco aveva l'intenzione di fare una cosa su Rai 3 che sia diversa dal solito suo. Quindi non era una fiction o un film, ma era una cosa musicale dove lui si raccontava, parlava di musica, invitava persone. E quindi abbiamo pensato, siccome ci è venuto in mente di metterci insieme, è venuto un po' a tutti e due, a tutti e tre, cioè non c'è stato è venuto quasi di getto questa cosa, non so perché, però quando ho saputo che lui avrebbe voluto farlo e lui ha saputo, gli hanno proposto a lui, ma lo faresti con Giorgio? Ho detto, ma come no, certo. E quindi ci siamo messi insieme ed è uscita questa cosa e noi tale l'abbiamo mantenuta, cioè non abbiamo voluto fare un varietà con Illustrini e Papillon perché lui non era nella volontà di farlo nemmeno. C'avevo il Papillon. Esatto, quindi ci siamo inventati questa cosa e abbiamo però lasciato l'idea iniziale, cioè la verità. Tutti e due avevamo voglia di fare una cosa insieme, però ognuno a casa sua. Questa è stata un po' l'idea di base. Invece per quanto riguarda le esperienze personali che ci siamo confrontati, insomma abbiamo avuto tutte e due nella vita dei dolori simili, insomma la perdita di un fratello per esempio, no? Io l'ho raccontato nel mio libro, Marco magari di questa cosa si sa meno, quindi probabilmente ci sarà anche un accenno a questa cosa. Abbiamo tutte e due avuto delle sofferenze anche nel nostro lavoro, non soltanto umane di quasi tutti, insomma noi quasi abbiamo modo di, no? Esatto, e quindi raccontiamo di come, ma magari non proprio raccontandolo, ma insomma facendolo capire con le nostre azioni, con i nostri dialoghi eccetera, che insomma la vita non è stata per tutti e due molto così semplice, le nostre ambizioni simili, perché tutti e due facciamo un lavoro e abbiamo voglia anche di farne altri, cioè di essere più artisti a 364, lui dipinge per esempio, una cosa che non si sa, ecco insomma raccontarci un po' di più. Adesso lo sa, qualcuno lo sa, dipingo. Bene, molto bene. Ecco, tutto grazie, lì. Poi grazie. Ovviamente, sai, questo è un work in progress. Noi, è un work in progress. Noi abbiamo, per esempio, la prima puntata abbiamo toccato certi argomenti, nella seconda altri, cioè variamo molto, ma cercando, come ti ho detto, finché sarà possibile di raccontarci la verità. Quando arriva un ospite da noi, è un ospite che è un amico, ci racconta, io gli racconto, insomma, la verità. Ci stimiamo, quindi non è che ce la suoniamo e ce la cantiamo, lo stimo molto, quindi ovviamente fare un lavoro al cinema con Marco sarebbe per me un onore, perché insomma mi darebbe la possibilità di fare quel salto di qualità che sto cercando da tanto tempo, ma non lo dico per retorica, lo dico perché è una cosa che ho provato anche con altri attori come Castellitto, con gli altri che ho provato. Quando trovi questi attori così è ovvio che ti danno quella cosa in più. Di Marco, ora non dico che ho visto tutto ovviamente, però i film ne ho visti tantissimi con Marco Giallini,
anche insomma in ruoli divertenti nei film di Verdone, con Ceccherini, l'avevo già visto fare delle altre cose, però ovviamente ci sono dei film come Se Dio vuole, oppure come Tutta colpa di Freud, insomma ci sono tanti altri film dove lui ha rappresentato, oppure anche lo stesso commissario che lui, su Rai 2, la serie che ha fatto, dove sembra che il personaggio di Schiavone è stato scritto su di lui, cioè pare proprio che l'autore quando l'ha scritta aveva in testa lui, insomma poi mi piace come passa che è una qualità rarissima, di passare da un ruolo drammatico a un ruolo comico. L'ho visto interpretare Manlio in Non ti muovere di Castellitto, insomma io vedo che anche nelle piccole cose l'intensità della recitazione e anche diciamo così la leggerezza quando ci vuole della recitazione mi ha molto colpito, ovviamente, quindi sì, assolutamente sì, magari fuori da questo programma, alla fine di questo programma, siccome sono sicuro che non accadrà come spesso è accaduto, a me non personalmente, però insomma ad altri ho saputo che dopo 4 puntate, 5 puntate di televisione uno non si può più vedere, non credo che succederà così, perché noi affrontiamo questa avventura sicuramente stimandoci l'un con l'altro e non avendo nessuno dei due la voglia di avere la, come dire, di primeggiare sull'altro, insomma, se non con noi stessi, ecco. Io di Giorgio, sì, vabbè, io lui, essendo, cioè, sia un attore, lui si sminuisce un po', la cosa mi fa un po', delle volte mi fa un po' sorridere, perché, cioè, comunque, vogliamo chiamare one man show, come si diceva una volta, eccetera, quando lui si definisce comico, no? Che comico assolutamente non è riduttivo. E sento una voce, sì, forse sto guardando da... non è assolutamente riduttivo, no? Quando uno dice io sono un comico, cavolo, però c'è un attore, un vero attore, io l'ho visto fare anche personaggi più seri, cioè un attore si vede, poi dopo la vita va in un certo modo, no? Anche attori del passato, che ne so, cito, purtroppo così lo citiamo anche, Gigi Proietti, che il cinema no, l'avrebbe potuto fare lui stesso, no? Non è che sto dicendo, sto scoprendo l'acqua calda, ne avrebbe dovuto fare anche, voluto forse, fare molto molto di più, come Gassman, come tutti gli altri, anche se lui era più giovane. Però poi la vita ha un certo corso, lui era così e poi la vita va avanti mentre tu lavori, no? E allora Giorgio non è che dice io vorrei fare, cioè lui è un grande di questo paese, un grande attore di questo paese, non è o comico o... E quello che fa io me lo vedo, altrimenti non stavo qui. Cioè quello che fa me lo vedo, rido, mi diverto e vedo la sua grandissima, a parte bravura, poi mi ammazzo dalle risate e ci sarà un motivo. Cioè, e muoio dalle risate con pochi, anche quando ti guarda. E poi, quando lavora, certo, nella vita... Non ci vediamo mai e per quello che durerà, no, nel senso che diventarci amico è pure con me, credo, perché è più difficile di quello che pensassi e sta cosa mi piace tanto, che lui non chiede niente, io non chiedo nulla, lui mi vede come il ragazzaccio del coso, nonostante siamo pressoché coetanei, e sta cosa a me mi fa morire, mi vede come un matto del villaggio, intelligente, cioè voglio dire, mi stima, di conseguenza sa che ho anche altre frecce, due, al mio arco, però lo vedo che mi guarda, Marco, però lo vedo che dire grande professionista è terribile, perché sai quando gli dicono quello è un grande professionista, è come dire, vabbè, l'attore così e così, grande persona, pessimo attore, e... È un po' come dire quando esce con la fidanzata, dice vengo con un'amica, com'è? Simpatica. Certo, bravo. E invece insomma Giorgio è un grande, allora mi ha attratto questo e questo continua di più, il suo carattere mi attrae ancora di più perché è molto più ermetico di quello che credessi, cioè così al volo, capito? Giorgio, Marco... E invece no, si vede insomma
che qualche freccia nel cuore ce l'ha grossa. E allora sta cosa, per, prima che tu apri un po' le corde e fai entrare qualcuno, per insomma fare una metafora da discoteca, cioè, che apri, il privé, insomma, ecco, bravo, bravo, per far entrare nel privé insomma ci vuole più che, e questo mi affascina molto, a prescindere dalla bravura di Giorgio e dal suo essere artista. Non so se sono stato chiaro pure. Chiarissimo.